Brano tratto da intervista a Primo Levi, ex deportato, a cura di Anna Bravo e Federico Ceria. Una delle cose che erano venute fuori nella sua lezione a magistero era la serie di rituali, comportamenti suggeriti, imposti, decisi, in comune che riguardavano, l'avevamo chiamato, il galateo del campo, grosso modo. Sì, certamente. Oltre alle regole, come dappertutto, c'era un codice ufficiale, cioè un complesso di precetti e divieti imposto dall'autorità tedesca. Ma frammisto a questo e sovrapposto a questo, c'era anche un codice di comportamento spontaneo che ho chiamato Galateo. Era un complesso di comportamenti che non avevano direttamente a che fare con la sopravvivenza, ma che erano considerati di buona o di cattiva educazione. E uno che ho citato era quello del quando ti chiedevano in prestito il cucchiaio. In generale era un prestito che si concedeva solo ad una persona di fiducia perché il cucchiaio era un capitale, valeva una razione di pane e quindi lo si dava solo a una persona di fiducia oppure a una persona che si sorvegliava. Il cucchiaio non veniva dato, non era in dotazione. Bisognava conquistarselo, cioè comprarlo all'inizio con il pane. Era una crudeltà supplementare questa. Tra parentesi, alla liberazione del campo abbiamo trovato un magazzino pieno di cucchiai. Non c'era ragione di non darli. Il nuovo venuto era costretto a lappare la zuppa come un cane, perché il cucchiaio non ce l'aveva e nessuno glielo dava. Comunque, quando veniva chiesto il cucchiaio in prestito, era buona norma leccarlo prima. Uno mangiava la sua zuppa, poi lo leccava bene perché fosse pulito e solo allora lo dava in prestito al postulante. Ecco, soggettivamente è andato in campo sia come ebreo che come partigiano. Quale le parse invece la reazione di chi si trovava là, in qualche modo, un po' per caso insomma, chi era semplicemente ebreo o semplicemente... Ma dunque, il mio partigianato ha contato pochissimo, ha contato pochissimo. Ero stato partigiano per pochi mesi, solo di nome, perché non ero neanche armato, quindi il mio caso coincide con quello di un uomo preso perché ebreo, quindi punito per la colpa di essere nato, in sostanza, sotto il peso di una gigantesca ingiustizia. Io ricordo, sia per me sia per i miei compagni ebrei del lager, non aver mai finito di stupirmi di questa enorme iniquità. Il punire l'avversario politico, il metterlo in prigione o metterlo in lager è crudele, ma è razionale, si è sempre fatto. Una volta si vendevano schiavi anche i prigionieri di guerra. Ma il punire l'altro perché è altro, in base così a un'ideologia astratta, a noi era sembrato il colmo dell'ingiustizia e della stupidità e dell'irrazionalità. Perché io sono diverso da un altro? In che cosa?